Salve care carissime, benvenuti nel mio canale. Io sono Zaire, sui tarocchi. Questo è il mio nuovo interattivo breve ad unica variante. Andremo a vedere se la persona che a noi interessa ha un'altra in questo momento, quindi si presume una storia finita oppure qualcuno che, insomma, con cui non siamo in relazione. E vogliamo sapere appunto se questa persona a noi cara in qualche modo, oppure per curiosità, un ex, quello che vi pare, se ha un'altra donna che frequenta in questo, donna, uomo, quello che frequenta in questo periodo. Quindi andiamoci a fare un po' i fatti di questa persona e vediamo appunto se ha un'altra e andiamo pure a vedere che tipo di rapporto ha con questa. Allora, fate un respiro profondo, concentratevi su questa persona e andiamo a chiedere: questa persona che state pensando in questo momento, in questo istante, ha un'altra in questo periodo, in questo momento, in questo istante, c'ha un'altra persona, un'altra donna che frequenta? Allora, direi di sì. Qua vedete, viene un fante di coppe. Il fante di coppe ci parla proprio di cotta, di infatuazione. Quindi comunque questa è una persona anche un po' immatura, una persona che, insomma, è sempre un corteggiatore ben intenzionato. E, diciamo che in questo periodo sta frequentando una persona che gli piace, una persona che gli sta rifacendo trovare un equilibrio. Dopo una condanna, dopo delle discussioni, dopo delle problematiche che ha avuto evidentemente in questo momento, prima di conoscere questa persona, probabilmente lui o lei di cattivo umore, di pessimo umore, è come se avesse in questo momento, frequenta qualcuno, vuole trovare un progresso, vuole diciamo consolarsi con questa situazione. Perché? Perché sta pensando a una situazione sua interiore che gli ha creato delle crisi, delle discussioni, dei problemi, come una condanna. Quindi si sente di cattivo umore, di pessimo umore, direi. È come se per trovare l'equilibrio sta frequentando questa persona che potrebbe essere una persona più giovane di lui. È sicuramente però una cosa leggera. Non vedo una cosa, diciamo, importante. Diciamo che una frequentazione dove lui o lei sta corteggiando, si sta buttando in questa cosa, ma più che altro per poter risanare un equilibrio perso a causa di una situazione a lui cara o a lei cara, che è come se, vi sembrerà strano quello che vi sto per dire, però le carte mi dicono che questa persona, in attesa che possa riprendere un contatto con qualcuno del suo passato, potreste essere anche voi, perché no? Sta frequentando un'altra situazione per consolarsi. Ok? Allora, vediamo un po', chiediamo questo cavaliere di denari qua. Parliamo già dei segni di acqua, cancro, scorpione, pesci, o di terra, capricorno, vergine, toro. Allora, vediamo un po'. Chi è questa persona che lui, insomma, vorrebbe, con cui vorrebbe tornare? Questa persona cara con cui vorrebbe tornare? Una papessa. Allora, questa persona con cui lui vuole tornare è una donna un po' più grande di lui, oppure più matura di lui, una donna saggia, dolce, una donna buona d'animo, con cui lui è stato bene, c'è stata una bella unione. Una donna ricca, spirituale, raffinata, molto elegante, una donna bella, molto ammirata, con cui c'è stata una delusione d'amore. Vedete, abbiamo qui l'otto di coppe, c'è stato un abbandono. Vedete, qua parliamo della regina di denari e della papessa. Quindi qua sicuramente questa persona sta frequentando qualcuno in attesa di riavvicinarsi a una persona importante della sua vita con cui c'è stata una delusione, però ricorda, ha trascorso dei momenti piacevoli con questa donna, c'è la maturità, il 10 di coppe, il sentimento, e quindi
diciamo che in attesa di questo ritorno frequenta qualcuno in maniera leggera. Lo so, è strano da poter definire, voi magari direte, ma se questo è innamorato ancora di me, perché qua viene fuori un rimpianto forte proprio, ed è una persona che in qualche modo vuole ritornare da me. Perché si comporta così? È una bella domanda. Perché si comporta così? Probabilmente, forse vi siete allontanati voi e quindi questa persona, in attesa che la cosa si possa risanare, si trastulla con altre persone. Vediamo un po' che tipo di rapporto ha con questa persona. Ma niente di particolare. Allora, guardate, qui si è rotto un equilibrio, abbiamo la torre e la giustizia. Quindi questa persona sta soffrendo per un abbandono, per una separazione. Cosa fa questo gradasso? Vedete, viene descritto sempre un po' come cavaliere, come fante, come cavaliere. Insomma, non è molto maturo nei sentimenti questa persona. Non riesce a stare da solo, vedete, non riesce. C'ha delle lotte interiori, c'ha delle situazioni molto pesanti e degli obblighi anche. Qua c'è voglia di vendetta, c'è invidia, c'è ansia. Qua ci stanno tutti i componenti per far sì che questa persona si comporti in maniera così poco coraggiosa, in maniera superficiale. Questa è una persona che sta pagando il suo essere avventuriero, il suo essere, diciamo, superficiale. Vediamo se con questa donna, insomma, c'è qualcosa di serio oppure no. No, solo voglia di divertirsi, vedete, inviti, fa l'amante, fa il seduttore, però niente di importante, vedete, questo è solamente, si sta trastullando in attesa di questa interruzione di rapporto che lui vede momentanea. Quindi ha voglia invece di riprendere una situazione del passato, cioè la carta del sole, l'incontro di vecchi amori, di persone care, di persone che si vogliono bene, che si amano. La carta del sole ci parla di felicità in amore e tranquillità. Quindi qui è stranissima sta cosa, chiediamo per un'altra e viene fuori che questo è impelagato probabilmente con voi. Quindi qua alla domanda se ha un'altra, sì, ha un'altra. Una cosa leggera, superficiale, che gli serve da mantenere un equilibrio, come dire, è un qualcosa che lo fa stare bene perché lui non lo fa stare bene. Siccome sta molto male per la vostra mancanza, si trastulla con questa, è come se cerca un qualcosa per stare meglio. Lo so, è strano da parlare, ma per un uomo è anche normale. E con questa persona non ha nessuna intenzione di andare avanti, è soltanto una voglia di divertirsi, anzi si sta comportando in maniera superficiale, questa sarà la sua prossima vittima. In attesa di questo rapporto interrotto momentaneamente, perché lui qua vuole trovare l'armonia, la giustizia con voi, con una situazione del passato. È molto ansioso, sta male perché questa persona ha delle sue crisi interiori, dei suoi momenti difficili. E forse lo fa anche per vendicarsi di voi, perché probabilmente qua mi viene tanto che voi, molto più matura, molto più equilibrata, l'avete mollato o vi siete smollati e quindi lui si sta un po' vendicando di voi. Ragazze, questo è tutto. Io vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere se ci sono dei riscontri. Un like, un'iscrizione se vi va di farlo, sostenete il canale. Ciao a tutti dalla vostra Zaira.